Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi andremo a esplorare facendo un confronto tra due manuali in inglese, tra l'Atari 400 e 800 Basic Reference Manual e invece il Texas Instrument 99 Reference Manual. Due basic sostanzialmente praticamente differenti, ma comunque simili perché sempre relativi a, diciamo, a due dialetti diversi. Due macchine approssimativamente contemporanee. L'Atari 400 è un pochino più vecchio del Texas Instrument 99, che peraltro è il Texas Instrument 99, il primo home computer a 16 bit. Dunque andiamo a bomba a vedere praticamente cosa c'era in questo manuale dell'Atari 400 ed 800 Basic Reference Manual. Attenzione, dell'Atari 400 e 800 ne ho già parlato. Questo era il manuale che veniva dato insieme alla cartuccia che doveva essere inserita all'interno. Qui si apriva il cofanino e si inseriva. Senza questa cartuccia l'Atari 400 o 800 non era manovrabile e quindi praticamente non ci si faceva nulla, era né più e né meno che praticamente una console di gioco. Nonostante avesse tastiera e, diciamo, un'uscita per stampante e diciamo il porte per la gestione del registratore. Quindi il Basic andava comprato a parte con una cartuccia, e assieme alla cartuccia vi veniva data questo manuale, Basic Reference Manual per Atari 400 ed 800. Il Basic per Atari quindi non si caricava da disco, il Basic per Atari non si caricava da cassetta, si caricava da cartuccia, che aveva le stesse funzioni di una ROM. Quindi andiamo a vedere, pratica, quindi in un certo qual modo assimilabile alla Apple Language Card a 16K. Atari 400 e 800, andiamo a vedere questo manuale di circa 134 pagine, e lo guarderemo tutto in modo estremamente rapido per valutare praticamente come era sostanzialmente il Basic. Si incomincia con le pagine di errore e guarderemo a doppia pagina perché così faremo test. Basic Reference Manual, voilà, ecco, questo è l'indice, informazioni generali, i comandi, caratteristiche dell'editor, istruzioni per i programmi, input-output, quindi comandi di input e di output, funzioni di libreria, le stringhe, vettori e matrici, comandi per la modalità grafica, controller, diciamo, per il suono e per il gioco. Tecniche di programmazione avanzata, una serie di appendici relativi alle parole riservate del Basic, passaggi di errore, caratteristiche, diciamo, tabelle di conversione in esadecimale, Atari 400-800, gestione della memoria, ci daremo un'occhiatina, funzioni derivate, stampa, per, diciamo, controllo, diciamo, dei caratteri stampabili, un glossario e, diciamo, varie locazioni invocabili. Sono 134 pagine. Informazioni generali sulla macchina, qui andremo veloce, se volete potete andare a, diciamo, ci ho fatto un podcast speciale sull'Atari 400, sul relativo manuale utente veramente orrendo, ancora peggio del manuale, diciamo, dell'Apple 2, proprio 8 pagine, 9 pagine per l'Atari 400. E qui vado veloce, si spiegava un po', diciamo, le varie funzioni, qui i comandi, e qui prima erano dati i vari tasti funzione. I comandi, quindi vari list, new RAM, quindi count and let list, new RAM, run e stop, quindi sono questi i comandi che sono illustrati nel capitolo 2, quindi non è che questo non è un corso di Basic per Atari 400, andremo soltanto a ricordare per vedere cosa c'era. C'era anche l'istruzione, il comando buy. Poi vario spazio per le note. Caratteristiche per l'editor, qui ci sono i vari tasti, funzioni da utilizzare per l'editor, per lo screen dell'editor, rimuovere il cursore, cosa faceva, cancella e roba varia. Istruzioni per i programmi, i cicli for to, step and next, poi go super return, il go to,
If Then, On Gossip, On Goto, Pop, Restore e Tap. Da notare che anche qui, diciamo, il basic dell'Atari 400-800 c'aveva la if semplice, quindi non c'era nemmeno la else e non c'è traccia di altre istruzioni. Poi comandi di input e di output, questi in teoria dovrebbero essere all'interno del sistema operativo, però venivano inseriti all'interno della cartuccia, quindi i pezzi del sistema operativo erano già inseriti in ROM. Cload, Csave, DOS, Enter, Input, Load, LPrint, Note, Open, Close, Point, Print, Punt, Get, Read, Data, Save, Status e XIO. Nel capitolo 6 abbiamo le librerie di funzione, quindi praticamente per funzioni essenzialmente matematica, ABS, Clog, Exp, Int, Log, RND, SGN, SQR, ATN, COS, SIN, DAG, RAD, ADR, FREE, PIC, POC e USR. Qui veniva ogni comando illustrato sia nella come parola sia come sintassico e con un rapido esempio, quindi manuale completo fatto bene. Vettori e matrici, quindi non c'è niente di cui discutere. I comandi grafici: graphics, color, draw to, locate, plot, position, put, get, set color e xio. Ricordo che l'Atari 400 e l'Atari 800 avevano dei chip dedicati, piccoli per l'audio e per il video. Sound, paddle, P-Trig, stick e strig. Suoni e controlli di gioco. Controlli del suono e dei giochi, pardon. Quindi la possibilità di metterci joystick fino a 4 addirittura, quindi l'home computer Atari 400 era più pensato per come una console programmabile piuttosto che come un vero e proprio computer, dato che la maggioranza di tutti gli home computer ci avevano al massimo non più di due prese per due joystick, questo ce n'aveva addirittura 4, quindi il doppio. Advanced Programming Technique, spazio per le note, ordine alfabetico, la directory delle parole riservate del basic. Questo era tutto il basic che praticamente c'era all'interno dell'Atari 400. Messaggi di errore. Una tabella con caratteri hash e con caratteri semigrafici. Atari 400-800 Memory Map, eccoci qua. Al massimo poteva arrivare quindi a 64K, però ci voleva un'espansione, ma se si metteva l'espansione praticamente non ci si poteva mettere sostanzialmente più la cartuccia, e quindi era un utilizzo praticamente impossibile da fare, perché praticamente se si voleva il basic si doveva rinunciare a raggiungere i 64K e si doveva lavorare con gli 8K che c'erano, se non mi ricordo male. Quindi decisamente incongruente un Atari 400. Un glossario con alcuni listati dati in fondo, in modo da trascriverli. Bubble sort, strano che questi non fossero dati sul cassetta, dato che era il computer Atari 400 dato su cassette, era l'epoca delle cassette. Invece che mettere dei listati in un manuale, facevano prima a mettere dei registrati su una cassetta. Locazioni di memoria, appendice 1, e poi un indice, dovremmo poi essere arrivati in fondo. Qui abbiamo i controlli grafici della tastiera. Ok, come abbiamo visto, praticamente il basic dell'Atari 400-800, un computer estremamente piuttosto molto noto in America,
che abbia ad aprire principalmente il mercato dell'home computing. La faccia praticamente del qui manuale del disegno appare un po' indicativa, il padre pare dica ma che cazzo è sta roba, figliolo non ti preoccupare tanto bella è una merda di computer, e lui sta lì a guardare, oh in me non ci capisco un cazzo, fammi andare a cade, ecco. Tanto per ridere, diciamo l'Atari 400 non aveva Basic, doveva essere comprata a parte, se ci si metteva la cartuccia del Basic non si poteva espandere la macchina, quindi praticamente ho già detto tutto, era più che un computer, più che altro più simile diciamo a una console programmabile, console di gioco che però cambiando diciamo mettendoci una cartuccia ci si poteva fare qualche cosa, c'era la tastiera QWERTY a membrana ma comunque era quello che era relativamente, però diciamo iniziò ad aprire il mercato dell'home computer. Passiamo oltre. Texas Instruments I99-4A Basic Reference Manual. Ecco, attenzione, 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 questo PDF che si spaccia come manuale di riferimento del Basic è in realtà un libro. Non mi è riuscito a trovare in internet la versione della Texas Instruments che dava praticamente collegata al suo Basic, e ho trovato però questo è un libro un po' come poteva essere diciamo un qualsiasi libro scritto da privati sul Basic del T99. Manuali diciamo ufficiali della Texas Instruments io non ne ho trovati, ho trovato questo reference manual T99 in inglese, ma comunque ce lo faremo bastare, 314 pagine, lo andremo a visionare tutto rapidamente. Capitolo 1, introduzione al Basic. Capitolo 2, data in Basic, utilizzo del Basic. Capitolo 3, capitolo 4, istruzioni del Texas Instrument, diciamo con comandi e funzioni del Basic del Texas Instrument T99. Texas Instrument Basic Technical Information, informazioni tecniche sul praticamente sul computer, appendice A, istruzioni, comandi, funzione sommario 269, poi un glossario, appendice B, parole riservate, utilizzo di keyword, ASCII, codice ASCII, grafica, joystick, suono oreo, diciamo trigonometria e funzioni trigonometriche, errori, messaggi di errore dal Basic del Texas stesso, e poi un indice. Andremo veloci rapidamente perché questo non è un corso di Basic per Texas Instruments I99, ma è solo il ricordo per confrontare il dialetto Basic del Texas Instruments I99 con quello dell'Atari 400 e con tutti quegli altri Basic degli home computer con i relativi manuali utenti che li trovate dentro la playlist fare retro computing. Ok, andiamo a bomba. Capitolo 2, data in Basic, veniamo un po', introduzioni, qui vengono spiegate le varie notazioni scientifiche, le stringhe, programmi di controllo, costanti variabili, ok, a bomba. I vettori, siamo già ai vettori, addirittura le funzioni, espressione diciamo ed operatori logici. Uno già una tabella in codice ASCII a pagina 33, accidenti. Utilizzo del Basic, funzioni, istruzioni e comandi. E queste sono istruzioni, qui i comandi anche. Break, byte, continue, delete, edit, list, new, number o num, old, resequence o res, run, save, trace, poi unbreak e untrace. Per quanto riguarda altri comandi, break, unbreak, delete, trace, untrace, e poi diciamo altre istruzioni che sono tutte queste qua. C'aveva l'if then else da notare, quindi c'aveva già una if piuttosto evoluta, poi un goto, un gosup, vediamo un po', randomize, restore, vchar, vediamo un po', ecco più o meno, poi le funzioni matematiche, queste qui erano un po' comuni a tutti i Basic. Io qui vado veloce, che poi quello che ci interesserà ci soffermeremo nelle appendici. Istruzioni del Basic e funzioni. Pare alcune tabelle qui, diciamo, un'altra tabella in codice ASCII con il
alcuni esempini, i vari font come erano fatti. Ricordare che il Texas Instruments 99 fu il primo home computer a 16 bit, quindi non poco. Computer che costava tantissimo in Italia, fu recensito rapidamente in qualche rivista, ma non ebbe non se lo comprò a nessuno perché costava un botto, nonostante fosse un computer a 16 bit, quindi in teoria parecchio potente. C'aveva anche il chip audio e un chip video dedicato, se non vado errato. Ci ho fatto un podcast su questo, Texas Instruments 99, l'Insai e l'Atari 800. Tutti e tre il podcast lo trovate in descrizione. Qui invece andremo a guardare soltanto il manuale per ricordare un po' il basic, per vedere cosa c'aveva. Tastiera, va bene, qui varie funzioni, ha spiegato il basic. Io qui vado veloce. Link per scaricare il manuale in inglese del basic del Texas Instruments T99 lo trovate sostanzialmente in descrizione di questo file. C'è nemmeno un disegno, una figura da notare, nemmeno una spiegazione un po' più, nemmeno un diagramma di flusso. In solito che non ci siano nemmeno un diagramma di flusso. In genere all'epoca si programmazione in basic, prima la programmazione si faceva con il diagramma di flusso, poscia quando si era programmato col diagramma di flusso si commutava, si quindi convertiva il diagramma di flusso in istruzioni in codice. Evidentemente gli autori non utilizzavano il diagramma di flusso per la loro programmazione come strumento di programmazione, quindi informazioni tecniche sul basic. Qui si dà la notazione, i byte, bit, vettori, variabili, operatori, istruzioni e funzioni. Qui il riepilogo di tutte le funzioni, ogni per ordine alfabetico, e poi venivano spiegate brevemente, quindi un appendice, poi un glossario per spiegare cos'era. Parole riservate, eccolo qui. Codice ASCII, grafica 16 colori, c'aveva. Utilizzo del joystick, chiaramente il suono, frequenze per le non con le relative note musicali, notevole. Equivalente al Commodore 64, diciamo, e anche al VIC-20, dato che ci aveva chip dedicati. Funzioni di trigonometria, trigonometriche derivate, errori dal basic. E poi un indice. Riferimenti. Ok, e questo è quanto. Era indubbiamente un basic più avanzato rispetto a quello del Commodore 64 e anche quello del che abbiamo visto dell'Atari 400, dato che era dotato di una IF più complessa. E poi questo era un computer a 16 bit, nel complesso una bella macchina. Peccato che però fu molto costosa e messa in ombra, diciamo, dai prezzi molto più competitivi del VIC-20 e poi soprattutto del Commodore 64. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.